Eccoci qua. Buonasera a tutti. Ciao, bentrovati anche in una giornata di festa come questa. Ma che bello. Che bello, dai, dai. Non fa niente se è festa, vuol dire che non tutti sono andati in vacanza, perché comunque c'è il ponte dopo, vero? Ecco, io personalmente andrò in vacanza dopo. Ah, vediamo se spostando questa cambia qualcosa. No, è così. Ecco. Fatemi sapere se funziona tutto, se mi sentite, se c'è ritardo. Io vedo tutto a scatti malissimo. Ma oramai mi arrendo a questa cosa. Allora, oggi faremo tutto il workout binario. Più i Rudimental Ritual a 76 bpm, ok? 3 punti ancora in più. Ma prima fatemi sapere com'è andata la settimana, se siete riusciti a studiare un po', a lavorarci su. Sì, c'è sempre il solito ritardo. Allora, un'altra cosa, prima di partire, intanto che arrivano altri, esatto, che si collegano, vorrei farvi un cenno veloce sui pad, ok? Allora, io uso nel videocorso questo pad qui. Io non sono endorser di nessuna azienda costruttrice di pad. Uso questo HeatBeats, che è italiano, molto arancione. Questo è un pad particolare perché si piega. Adesso voi non lo vedete, ma se io lo forzo si piega, eh? Si piega perché non è fatto di legno, ma è fatto di vari strati di tessuto, stoffa incollati. Questo permette a questo pad di avere poco rimbalzo, quindi è un pad duro che richiede molto sforzo, okay? Perché rimbalza meno, per esempio, di un classico Real Feel come questo. Questo Real Feel qua, che adesso vi mostrerò, questo Real Feel qua invece è un Real Feel che io acquistai, credo, nel negozio della scuola a Los Angeles. È andata via la targhetta, quindi questo pad ha 25 anni. Questo invece rimbalza di più, ok? È perché è di legno, è più duro e forse anche la gomma è diversa. Comunque assorbe meno il colpo della bacchetta, per cui rimbalza di più. Ad essere sincero, con queste bacchette qua, che sono delle autentiche mazze, più questo pad qua, lo sforzone, proprio quello pesante, è assicurato. Il che anche vuol dire però che la velocità pura è più difficile da ottenere con questa accoppiata. Per cui quando arriveremo a velocità un po' più elevate, intorno a 85, 90, 95, 96, che è il limite massimo che raggiungeremo, probabilmente non useremo più, perlomeno io, non userò più queste bacchette, ma passerò alle bacchette da batteria, quelle un po' più leggere. Ok? Per cui stasera non uso questo, ok? Ma uso questo. Se qualcuno mi fa un segnale, Giuliano, mi fai un segnale se c'è ritardo, tipo, se c'è ritardo, se l'audio una volta tanto è a posto. Oppure se sono ancora vittima della connessione scarsa e inaffidabile di una nota compagnia italiana. Però vi prometto che la cosa migliorerà perché dovrebbe arrivare la fibra da queste parti, o perlomeno Fastweb ha già portato la fibra da queste parti, per cui appena mi scade il contratto passo la fibra e così almeno queste dirette saranno un po' migliori. Allora, questa è la prima cosa che volevo. Intanto che arrivano altre persone di cui volevo parlarvi velocemente. Un'altra è, prepariamoci gli esercizi, i fogli degli esercizi, perché, allora, io ho testato le durate degli esercizi a 76 bpm. Allora, il blocco, il primo blocco, quello che riguarda lo stick control, l'essenza sticking combination, più l'endurance, singoli ad andare e doppi a tornare o viceversa, arto debole, arto forte, più
gli accenti a colpi singoli, gli accenti, il basic beat, stiamo parlando con le mani all'unisono e quello con i rulli, in totale dura circa 41 minuti, 41 minuti e mezzo, ok? La parte invece del ritual mi dura un 23-24 minuti, per cui vedi che siamo arrivati a 62-63 minuti. Secondo me la settimana prossima, a parte che il workout ternario è più breve perché ci sono meno righe, per esempio già negli endurance, però aumenteremo di 3 punti. Fra 2 settimane, quando torneremo al workout binario, che lo faremo quindi 76, 79, 82, staremo ampiamente sotto l'ora. Ho il sospetto che per quando arriveremo a 96 bpm potrebbe essere mezz'ora ad ogni workout, per cui mi sembra mezz'ora un ottimo risultato. Ma uno si riscalda mezz'ora, magari ci aggiungeremo prima il free stroke per non ucciderci subito le mani a freddo a 96, ok? Però se uno si allena tutti i giorni non ci sarà problemi. Tutti i giorni, pochettino alla volta, tutti i giorni. Ve l'ho spiegato nel video, quello costanza e consistenza. Allora, volevo un attimo parlare dell'organizzazione degli esercizi. Vediamo se qui ho appuntato qualcosa di cui parlare ancora. Ah, potrei parlare semplicemente del fatto che ieri sera sono andato a vedere i Tower of Power con il mio amico Francesco, che è connesso. Mi dicono che sembra tutto ok, audio ok, video un po' a scatto. Purtroppo, ragazzi, credo che sia proprio un problema mio di capacità di velocità dati della mia DSL. Però anche questo è un inizio, una sperimentazione. Quando faremo, ripeto, dopo giugno, luglio, dopo l'estate, quando torneremo in diretta, vedrete che sarà tutto un altro andare. Dicevo, ieri sera sono andato a vedere con Francesco i Tower of Power. Che dire, sono una delle mie band preferite. 50 anni di carriera e ancora suonano come dei matti. Ragazzi, un tiro pazzesco. Quello che mi ha veramente colpito del drumming di Dave Garibaldi, ne discutevamo anche con Francesco durante la serata, e la sua incredibile capacità di, come si, piegare il tempo a seconda di quello che lui vuole ottenere. Perché all'inizio poteva sembrare anche, cavolo, ha accelerato, cavolo, ha rallentato, cavolo, sta tirando avanti, cavolo, sta tirando indietro. Invece, con l'andare avanti del concerto, che è durato un'oretta, un'oretta e mezza, ci siamo resi conto che non sono errori. Quelle sono cose volute. Innanzitutto Dave Garibaldi credo che abbia, mi dicevano, oltre i 70 anni, per cui ogni tanto scatta. Dicevo che Dave Garibaldi ha oltre 70 anni, ma non li dimostra neanche a vederlo, eh? 72 anni dicono che abbia. Lui invece quello che fa lo fa volutamente, nel senso che in alcuni pezzi suonava proprio spingendo sul beat, non accelerando, spingendo. In altri pezzi invece era molto appoggiato, molto indietro. Questa è una capacità che hanno non molti batteristi, un po' anche perché quelli della generazione già la mia e quelli dopo la mia siamo tutti figli del click, per cui l'imperativo è suonare sul click, cioè coprire il click, farlo sparire. Invece i batteristi pre-click, diciamo così, usavano questo posizionamento sul beat, avanti o indietro, senza avere un click di riferimento, perché tutta la sera Dave Garibaldi non aveva click, per cui io credo che siano cose che si possono fare senza click molto più facilmente che con il click che continua a tirarti per la collottola. Però vi garantisco che è stata una scuola pazzesca per quanto riguarda questo tipo di dettagli sul timing di un batterista. Certo, bisogna suonare anche con quelle persone lì per potersi permettere questo tipo di, in inglese lo chiamerei bending del tempo. Oddio, bending in italiano è un po'
elasticizzazione del tempo. Consentitemi questo termine un po' strano. Comunque, se vi capita, andate a vedere i video, andate a vedere i concerti. In video non è la stessa cosa, ragazzi. Bisogna andare ai concerti live, bisogna essere presenti perché poi il locale era pieno, il cantante è nuovo, è molto bravo a stare sul palco e a coinvolgere il pubblico, è sceso fra il pubblico diverse volte, ci ha fatto alzare in piedi, ci ha fatto ballare, ci ha fatto cantare. Sui video queste cose non vengono, non hanno lo stesso effetto di quando si è presenti sul posto. Per cui se potete, ovviamente chi non abita a Milano o abita talmente lontano da Milano che è un po' difficile riuscire a essere presenti, però magari oh, se vi capita, insomma, certo, in video è meglio che niente. Allora, tornando a noi, prima, così partiamo immediatamente, volevo parlarvi dell'organizzazione delle pagine in modo che possiamo andare via dritti fra un esercizio e l'altro, no? Allora, adesso io ho pensato di fare questa cosa e la faccio insieme a voi, così almeno ci perdiamo tutti quanti lo stesso tempo sopra. Allora, siccome l'ultimo ritual che facciamo è quello dei Diddle, ok? Io metto le ultime due pagine del ritual, parto dall'ultimo, quindi l'ultimo è il ritual del Diddle e lo metto sul leggio, ok? Poi ci sarà il Rolls ritual, che è questo qua, ok? Rolls ritual, tolgo la graffetta e metto le prime due, siccome è quattro pagine, metto pagina 1 e pagina 2 sul leggio, pagina 3 e pagina 4 sul tavolo, ok? Così. Poi ci sarà il Drags Ritual, che invece è tre pagine, per cui pagina 1 e pagina 2 sul leggio, pagina 3 sul tavolo. Ok? Poi il primo ritual è il Flam, che è anche lui tre pagine, per cui pagina 3 sul tavolo, pagina 1 e 2 sul leggio. Poi abbiamo la parte degli accenti. Siccome abbiamo invertito l'ordine di apparizione e ci fa comodo anche per questo, partiremo dal numero 2 per poi fare il numero 1, perché lo studio con lo schemi ritmici base binaria interpretazione numero 1 Light Edition lo usiamo sia per la Möller con le mani all'unisono ed è lo stesso che usiamo poi per l'esercizio di interpretazione con i rulli al posto delle note non accentate, per cui lo faremo prima il numero 2, cioè quello con i colpi singoli, e poi useremo due volte di fila il numero 1, per cui il numero 1 compare poco prima del Flames Ritual, compare prima del Flames Ritual, ok? Per cui io lo metto qua, e siccome è di tre pagine anche questo, pagina 1, pagina 2 e pagina 3, forse, ecco qua, e lo metto qui. Invece lo schema, quello il numero 2, è più lungo perché ha più accenti, ha 4 pagine, per cui pare che stia migliorando, meno male, meno male. Sta succedendo qua, scusate un attimo. Ok, quindi pagina 1 e pagina 2 li metto sul leggio. Pagina 1 e pagina 2 li metto sul leggio. Ok, e pagina 3 e pagina 4 li metto sul tavolo. Ok. È importante azzeccare l'ordine delle pagine, altrimenti l'esercizio è compromesso. Durante le ore di studio che ci ho passato, ho sbagliato a fare l'ordine delle pagine, è successo un disastro. Poi i primi due esercizi sono: il secondo è l'endurance, ok, che è solo due pagine, e io me lo metto qua, anche se me lo ricordo a memoria, perché tanto è semplice. E poi c'è l'essenza sticking combination, che è di quattro pagine. Okay, quindi pagina 3, pagina 4 li metto sul tavolo, pagina 1 e pagina 2 li metto qua sul leggio. Ok, siamo pronti a partire. Adesso setto il metronomo su
76 per 2 che fa 100, 75 fa 140, 100. 76 per 2 quanto fa? 70, 140, 152, ok? 152, 2, ok? Vediamo se si sente, ok, volume a palla, magari cambia anche il suono, non mi piace, sono... ecco qua. Ok, siamo pronti? Io prendo queste, eh. Siamo pronti, speriamo che la vista non mi tradisca. Mi sposto un po' più indietro perché non si vede il pad. Eccolo qua. Ok. C'è tanto ritardo? Spero proprio di no. Allora, benissimo, dai. Siamo il numero giusto. Sono contento per essere il 25 aprile, ragazzi. Sono contento che ci siano 10-11 persone connesse. Sono le 10-11 persone che poi in futuro faranno la differenza. Eh? Gli altri, pazienza. Gli altri suoneranno sempre. Va bene, non ne parliamo. Io direi che è ora di andare. 21:49, ce la caveremo in un'ora, un'ora e 10, ok? E poi domande. Adesso faremo in pochissima pausa fra un esercizio e l'altro perché abbiamo già sistemato tutto, ok? Pronti? Andiamo. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Numero 2. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
10. Mi sono distratto a guardare chi c'è nel collegamento. 11. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 18. Se sbagliate non importa, seguiamo il flusso. 19, come faccio io del resto. 20. Four.
ci mancherebbe un blocco da tre battute, ma se volete aggiungete. Velocemente tolgo dai piedi questo esercizio e passo all'endurance subito subito, stessa velocità, quindi 152, adesso lo metterò a 76, magari gli metto gli ottavi invece che, ok, 76, se questo metro non mi desse un po' più retta, 3, 4, 5, 6, ok, per metterlo in 4 quarti, così. 2. Eccolo qua. Ok, facciamo così per variare un po' il modo di fare questo esercizio. L'altra volta siamo partiti con i singoli e siamo arrivati alla 16 e siamo tornati indietro dalla 16 con i doppi fino alla 1. L'abbiamo fatto con l'arto forte e con l'arto debole. Oggi facciamo il contrario. Partiamo con i doppi e saliamo fino a 16 e torniamo indietro con i singoli. Vi ricordate l'esercizio di respirazione? Una battuta inspiro, tre battute espiro, ok? Perché anche questo mi aiuta a tenere i conti. Andiamo, 76 bpm, 3, 4, partiamo con i doppi, scusa. 1, 2, 3, 4. Thank you.
aperto le mani, 3, 4, doppi, 1, Thank you.
Chiedo perdono per i miei tanti errori, ma ogni tanto mentre faccio gli esercizi mi distraggo a guardare qua lo schermo per vedere se sta funzionando tutto. Per cui anche l'endurance è tolto, stiamo andando via rapidissimi. Adesso andiamo nella zona degli accenti. Ok? Per cui ricordiamoci che adesso facciamo il numero 2. A colpi singoli, prima di arto forte e poi di arto debole. Ok, mi metto bene qua perché sennò non vedo. Partiamo. 1, 2, 3, tenda, 4, tenda. Chiedo perdono, c'ho il metronomo in 4 quarti. Scusatemi, ripartiamo da capo, dai. 1, 2, 3, enda, 4, enda, 2, enda, 2, enda, 3, enda, 4, enda, enda, 2, enda, 3, enda, 4, enda, 5, enda, 6, enda, 7, enda, 8, enda, 9, che me ne sono accorto all'inizio. Set.
Ok. Eh sì, sbaglio di meno su questi, che ovviamente sono più complicati degli altri, sono più ripetitivi, per cui devo stare più attento, ma è normale, non c'è problema, eh? Sbagliare serve. Ok, tolto questo, andiamo a quello successivo con le mani all'unisono, che okay, stanno andando via velocissimo, dai, dai, dai. Ce la facciamo ampiamente per le 11. Quindi questo è di 3 pagine, più breve, mani all'unisono. Va tutto bene? Facciamo una pausa alla fine di questi 2 giri di questo con le mani all'unisono più quella ai rulli, così chiudiamo il blocco per poi passare ai rudimenti. Ok? Andiamo. Perché questo pad non sta fermo. Questo comincia ad essere faticoso, comincia a sentirlo un po' qua e fa anche caldo. Ma andiamo subito allo stesso esercizio con i rulli. Parto di arto forte, ok? 1, 2, 1, 2.
Giro le mani, 2, 3, 4. Doppio.
possiamo riposarci un attimo, non tantissimo, un attimo, il tempo di togliere le pagine, il tempo di sapere come sta andando. Se qualcuno mi scrive come sta andando. Chi di voi riesce durante la settimana a farlo, che ne so, due, tre, quattro volte, tutti i giorni? Tutti i giorni sarebbe l'ideale, però anche fosse un giorno sì, un giorno no, c'è qualcuno che riesce? Scrivetemelo nei commenti. Ciao Lele! Ci sei ancora, Lele? Ciao Pasquale, ciao Marco Valerio. Marco Valerio, ricordati che se trovi qualche errore me lo devi far sapere, sei il mio copista di fiducia. Sei quello che mi scova gli errori in modo che io possa correggerli. Vediamo se qualcuno. Ah, io credo di farli tutti i giorni. Cerco di farli tutti i giorni, ma non riesco ad andare oltre le 3 volte a settimana. Va già benissimo, Massimiliano. 3 volte alla settimana sarebbe un giorno sì, un giorno no. Guarda che ti darà dei grandi risultati, vedrai. Certo, tutti i giorni è l'ideale per chi, diciamo, è brutto dirlo, non ha altro da fare, nel senso che magari è in un'età o in una fase della vita in cui può dedicare tanto tempo a questo tipo di cosa perché magari ha un obiettivo in futuro, di farlo, che ne so, di mestiere, di professione. Però 3 volte alla settimana, dammi retta che questa roba qui ti trasformerà le mani, nel giro di 3 mesi vedrai. Che trasformazione, ma secondo me è già iniziata la trasformazione delle mani di Massimiliano perché l'ho visto suonare. Mi piacerebbe vedere qualche video se ce l'hai, Massimiliano, di prima di conoscerci per capire quanto è stato impattante questa nostra collaborazione. Bene, non vedo altri commenti. E allora, se non vedo altri commenti, sono 22:39, per cui io direi di andare al ritual dei flam, ok? Ora posso metterlo in 4/4 senza suddivisioni dentro. Ok? C'è qualcuno che riesce a farli con la traditional grip, questi esercizi? Certo che fare la Müller con questa non sono tanti quelli che ci riescono, vero? C'è qualche traditional gripper fra di voi? Flens. Vado, eh? 1, 2, 3, parto di alto forte. 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 e giro le mani. And a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four and a one and a two and a three and a four
giro le mani, front tap. Flam paradito il dito, antipatico. Giro. Fa fla di sinistra, poi and out, and poi and out, tu mille, poi and out, tu di sinistra. Fissami triplet. Si va con i drag, quindi togliamo le tre pagine dei flam e adesso ne abbiamo tre di drag. Ok, 1 2 3 4 2 3 4 e giro le mani. And that too.
giro le mani. Doppia rotella chiusa. Giù le mani, drag paradiddle 1. E anche questo è finito. Ah, questi cominciano a diventare faticosi, eh? Ah, ok, pagina 2, pagina 3, pagina 1, ok, senza far freddare troppo le mani, togliamoli. Ok, rulli. Le mani 3 and 4 and 1 and 2 and 3.
3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and La 15, 3 and a 4 and a 1 and a 2. Quella era buona, 17, 3 and a 4 and a 1 and a 2. Thank you.
fo è un Giro di mano. Fo è un Press. Di sinistra, fa and out. Turno la 4. Tu giro le mani. Tu 7, 3. Tu giro le mani. Fo. Tu singoli. Giro le mani. 3, 4. E anche questo è finito. Oh, questo è veramente stressante. Ogni tanto ancora lo perdo. Andiamo subito all'ultimo, che è quello dei Diddle, così abbiamo finito. Allora, 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 doppio, 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 3 and a 4 and a 1 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 4 and a 1 3, 4 and a 1 Giro mani, 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 1 and a 2 and a 3 and a
paradiddle diddle la. Abbiamo finito. Meno male. Comincia a essere tosta, anche per me. Bene, e adesso scatenate l'inferno. Parliamone. Ciao Gianni, ciao Antonio, grande Antonio dalla Sardegna e Gianni dalla Svizzera tedesca. Grande Gianni, come stai? Salvatore, Leonardo, Luca, bene, bene, tanta gente, sono contento. Anche in un giorno di festa vuol dire che, vedi? Comincia a essere caldo anche qua. Fatemi sapere come è andata, eh? Pasquale dice, questo è difficile. Sì, lo so che non ci stiamo addentrando nella zona veramente quella difficile. Poi, man mano che la velocità aumenta, spero di non perdere nessuno per strada a causa della difficoltà. Comunque, per chi è in grossa difficoltà, l'ho detto anche le altre volte, lo ridico, questo è, si chiama 2 hours workout livello 2. Okay. Per cui è un livello avanzato, ce n'è uno a livello 1, ce n'è un altro, scusate l'italiano, a livello 1, dove invece che avere queste velocità avrà almeno 20 punti in meno e i rudimenti invece che i 40 del PS saranno il 26 del NARD. Vedrà la luce, penso, dopo l'estate, oramai siamo arrivati a maggio. C'è rimasto giugno che finiremo questa cosa che sarà il 6 di giugno se non sbaglio. E poi mi dedicherò tutta l'estate al confezionamento di un programma che ho in testa pazzesco e voi ne sarete messi subito a conoscenza. Il titolo provvisorio, ve lo anticipo, è Un anno fondamentale. Sarà un corso a numero chiuso purtroppo perché contemplerà anche delle lezioni dal vivo di persona, per cui lì non è come un videocorso o una diretta, lì io sarò presente con lo studente, per cui avrò la possibilità di poterne ospitare un numero molto limitato. Vabbè, comunque ve ne parlerò man mano durante le dirette che la cosa ha già preso forma bene, però non è pronto, diciamo, la parte di comunicazione. Ma intanto io comincio, anche questa è comunicazione, ok? Per cui adesso attenderei qualche vostra impressione, ok? Sono le 11, dai, fino alle 11 un quarto, 11 e 20, fatemi sapere com'è andata, se durante la settimana riuscite a metterci le mani, o meglio, le bacchette. E se vi sta dando qualche beneficio, soprattutto, questa è la cosa più importante. Se fare questo workout, un giorno binario, un giorno ternario e i rudimenti, se vi sta dando dei benefici alle mani. A me che li sto guardando due o tre volte a settimana proprio per
cominciare a fare sempre meno errori, a memorizzarli sempre più, soprattutto queste versioni short, accorciate, che le ho fatte appositamente, per cui non le so a memoria bene ancora. Devo dire che le mie mani viaggiano, cominciano, migliorano rispetto a un mese fa quando abbiamo cominciato. Ok, scrivetemi qualcosa sotto, fatemi sapere. Attendo vostre notizie. Intanto cosa potrei dirvi? Potrei dirvi che è quasi pronto il lancio del corso per i piedi. Ancora un po' di comunicazione. Perdo tempo per il semplice motivo che c'è un ritardo di oltre 10 secondi fra quando io dico le cose a questa telecamera a quando voi le vedete. Per cui intanto io mi porto avanti. Questo corso piedi è un bellissimo corso, vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa. Vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa, tipo, vediamo. Ecco qua. Allora, questa è la pagina dei, scusate, dei corsi. Adesso questo lo metto di qua. Ok. Ecco, un altro che sta arrivando è questo, il corso della Möller. Ah, non si vede il mouse che passa. Che peccato che non si vede. Ok, comunque questo numero 6, Tecnica Universale 6.0.1. La tecnica Möller, questo qua, sono in fase di testing con dei ragazzi e sono oltre la metà, anche questo sarà molto 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 interessante, ma quello che vi volevo mostrare in anteprima, alcuni stralci, è questo dei piedi. Ok. Qui dovrò cambiare il tipo di regalo che potrei fare ai primi 10 iscritti, perché purtroppo non riesco a trovare questo oggetto che si mette sul Charleston per ammutarlo. Ma ne ho trovato un altro, non è un problema. Per esempio, potrei farvi vedere un'anteprima. Qua. Introduzione alla tecnica slide. Ecco, questa è una tecnica che. Ma sono già loggato, no? Mamma mia, quant'è noioso. Dai, loggati, forza, veloce però. Ok. Sono loggato. Sì, forse no, forse sì, forse no. Ma non in questo modo. Vabbè. Cercherò di farvi vedere. Dov'è? Piedi, eccolo qua. Forza. Sì, dai. Vediamo se vi ridò. Posso ridarvi lo schermo. Eccolo qua. Introduzione alla tecnica slide. Vediamo se c'è già qualcosa. Parte il video e ci metto un po'. Non so se sentite qualcosa. Mi porto avanti un po', qua. Ho cercato di usare più inquadrature possibili per farvi vedere al meglio le Da tecniche questa usate, eh. posizione, quindi punta del piede a metà pedana, tallone piuttosto sollevato. Cosa faccio? Torno avanti, do il secondo colpo e appoggio il tallone in modo che il battente si stacchi dalla pelle. Ok, che ne pensate? Questo corso qua
È un corso tostissimo, bellissimo, sarà lungo una ventina di unit, ecco perché ha un prezzo leggermente sostanzialmente più alto degli altri, perché è lungo quasi il doppio. Ci ho messo un po' a decidermi a non splittarlo in due corsi separati, ho voluto tenerlo in un'unica soluzione perché non trovavo il punto di taglio, per cui ho detto vabbè, lo facciamo più lungo, magari. Siccome non è ancora, non l'ho girato tutto, potrei anche aggiungere qualcosa in fondo, 20, 22 unit, 20 sicure. Per cui con queste quattro inquadrature, vedete queste quattro inquadrature qua, c'è questa molto bella, questa qui dall'alto dove si vede bene il movimento, l'azione del piede sul pedale, si vede molto molto bene. Sarebbe piaciuto che si vedesse anche il mouse. Ma come si fa a far vedere il mouse? Vabbè, non me lo ricordo come si fa. Pazienza. Comunque c'è l'inquadratura questa a destra dall'alto dove si vede bene l'azione. E poi c'è un'inquadratura per ogni piede, più quella frontale per non sembrare uno che parla come un matto e non c'è presente nessuno in scena. Alessandro Misotti, qual buon vento! Mamma mia, tanto tempo! Aspettavo qualche commentino sulla parte il corso dei piedi, ma fatemi sapere come va il workout delle mani, ragazzi. Importante, importante, devo saperlo. Devo avere un vostro feedback, per sapere se è troppo facile, è troppo difficile, se vi sta dando dei risultati. Lo scrivo? Vedo che non interagite. Che sta succedendo? Vediamo se mi fa scrivere. Altro che 10 secondi, il ritardo è pazzesco. Ah, ecco, qualcuno ha risposto. Ciao Andrea Reato. Ok, si è prenotato. Ricordatevi sempre che se avete acquistato il corso, se ve lo scrivo, se avete già acquistato sconto bestiale sull'acquisto questi corsi. Gianni D'Agostino, ci sei ancora? Commento che ho scritto qui, che fine ha fatto?
sparito quello che ho scritto. Tutto ciò che scrivo sparisce nel nulla? Ma che brutta cosa! Che traditore! Se doppio che dice. Beh, già. Allora, Andrea Reato, costo, aspetta che te lo dico. Costo, ricosto. Allora. Allora, sono. Aspetta che mi metto gli occhiali perché devo usare la calcolatrice. Lo dico subito. $145 che in euro fa, boh, prendiamo un convertitore qualunque valuta, convertitore valuta, tipo sole 24 ore, quelle robe lì. Adesso te lo dico, $145 più o meno fa, se si muovesse, allora, attualmente farebbe 119 rotti, 119,22. Facciamo una cosa, allora adesso c'è il ponte del 1º maggio, Facebook sta facendo delle cose strane, non mi fa vedere i commenti che scrivo io, cioè mentre li scrivo me li fa vedere, poi quando faccio invio spariscono nel nulla, diventano bianchi, vuoti, e adesso anche il commento di Andrea è vuoto. Non lo vedo, non so cosa stia facendo Facebook, che problemi abbia. Il fatto che i prezzi sono in dollari, ragazzi, è solo una rogna causata da PayPal. Cioè la piattaforma su cui io pubblico questi corsi, che si chiama Teachable, per accettare i pagamenti in PayPal, può accettare solo il pagamento in dollari. Nel senso, io potrei accettare pagamenti in euro, ma se tu vuoi pagare con il PayPal, devo farti la conversione in dollari e quindi devo mettere due prezzi. Il problema si pone nel momento in cui io creo questi coupon di sconto e ne devo ogni volta creare due, uno per gli euro e uno per i dollari, altrimenti se io ti invio un coupon per gli euro e tu vuoi pagare con PayPal, non funziona e viceversa, ok? Per cui ho chiesto al supporto tecnico della piattaforma e mi hanno detto, fai tutto in dollari, tanto a te cosa cambia? E neanche ai tuoi clienti cambia niente. No, invece cambia, perché le cifre in dollari sono più alte che in euro e a uno gli viene anche un coccolone magari a prima vista appena lo vede, poi quando capisce che è in dollari invece che in euro,
si fa un rapido calcolo, va sul sito come io vado su questo di Sole 24 Ore, sul cambio valuta Sole 24 Ore, che è forse più affidabile. C'è una finestra fatta apposta, scrivi il valore in dollari e lui ti dà quello in euro immediatamente al cambio attuale, ok? Il che vuol dire che oscilla anche un po'. Andrea, purtroppo non vedo i tuoi commenti, non capisco, non mi scrive niente. Vediamo se lo fa anche sul telefono. Vabbè, comunque. Adesso passate delle buone vacanze. Io andrò a fare una cosa molto importante. Sapete che io non pubblicizzo quasi mai i concerti che faccio, ma sabato farò un concerto molto particolare. Perché per la prima volta dopo 25 anni tornerò a suonare dalle mie parti, a San Severino Marche, in provincia di Macerata, che è un comune piuttosto colpito dal terremoto, ed è il comune dove io ho fatto le scuole superiori. La scuola che io ho frequentato non esiste più, è stata rasa al suolo perché eccessivamente danneggiata dal terremoto, ed era una struttura molto grande, eravamo circa 600 ragazzi dentro, e adesso non c'è più. Per cui con il prof Vecchioni andremo a fare questo concerto in piazza pro terremoto, e devo dire che la cosa mi emoziona un po', perché l'ultima volta che ho suonato vicino a casa mia, esattamente a Tolentino, è stato nel 93. Ci torno adesso per questa occasione con questo artista importante, per un'occasione importante, per cui mi sento una responsabilità, ecco, in più tornare in quella zona lì, perché ovviamente da quando c'è stato il terremoto non ci sono più andato perché io ho paura del terremoto, ammetto. E tra l'altro, spero che non ci siano in collegamento gli amici musicisti che verranno con me, e la mia famiglia mi dice che anche stanotte ha tremato ancora. E io sono terrorizzato da questa cosa perché io ho preso una scossa micidiale quando ero nel periodo più bello della mia vita a Los Angeles. Presi nel 94 un terremoto di 6,8 Richter, diciamo quello che ha raso al suolo l'Aquila, per chi se lo ricorda. Per cui io ho il terrore del terremoto, ok? E andare da quelle parti lì e rischiare di stare di notte, perché poi non si capisce perché il terremoto arriva sempre di notte, boh. Rischiare di essere svegliato da una scossa vuol dire che alla prossima diretta mi vedrete con i capelli completamente bianchi. Ecco, se avrò i capelli completamente bianchi vuol dire che lo spavento mi avrà devastato. Speriamo bene, mamma mia, ragazzi. Allora, vediamo se riesco a vedere i vostri commenti, perché qua non appare niente. Aspetta, Andrea. Vedo se dal telefono escono fuori quello che tu scrivi. Qua no, non mi compare nulla. Come si fa a vedere? Ah, ecco qua. Commenti. Vedo se dal telefono escono fuori quello che tu scrivi. Qua non mi compare nulla. Ecco, grazie, provare a fare diretta su YouTube. Ok, ora vedo i commenti di Andrea. Può essere un'idea, è un'altra piattaforma, è che almeno la pagina Facebook ho 2280 iscritti, mentre su YouTube ne ho molti meno. Però pagina Facebook ho questa cosa, non so, è una cosa a cui in effetti ho pensato, eh. Sì, l'idea è possibile, ma non credo che cambi molto per quanto riguarda la qualità, perché ho paura che il problema sia la mia connessione, cioè la qualità della velocità della mia connessione dati. Tutto lì. Però
Però so che esiste un software che permette di far andare in contemporanea la stessa diretta su Facebook e su YouTube. Però mi sembra che sia un software a pagamento. Mi informerò. Oppure potremmo invece fare una cosa più bella, fare un webinar. Cioè, invece che fare delle dirette, fare dei webinar a ingresso gratuiti, nel senso che uno si iscrive e entra nel webinar. È gratis, ma almeno potrebbe esserci la possibilità di vederci, cioè io potrei tirare su in video qualcuno di voi, non tutti, ok, uno alla volta e poter magari interagire come fosse una telefonata Skype, una videochiamata Skype. Mi piacerebbe molto di più perché confesso che così mi sento un po' solo, cioè parlo solo io con un ritardo di 10-20 secondi e voi che scrivete. Non mi piace tantissimo questo gioco di Facebook, cioè perlomeno per lo scopo per cui lo sto usando io non è proprio l'ideale. Sto valutando questa piattaforma che si chiama Zoom, che permette di caricare a YouTube. No, non è a pagamento. Sì, Daniele Zegarelli dice YouTube non mi sembra a pagamento. No, YouTube non è a pagamento, la diretta è come Facebook, la stessa cosa. Era a pagamento quel software che permette di mandare contemporaneamente la diretta su più social, non solo YouTube e Facebook, ma volendo può farlo, YouTube, Facebook, Instagram, Telegram. Non so, tu gli dici qual è la piattaforma su cui vuoi lanciare la diretta e lui contemporaneamente la manda in tutte le piattaforme che tu decidi, però quel servizio si paga, mentre Facebook è gratuita. Invece la storia del webinar mi intriga di più, è sempre una questione di tecnologia, cioè devo imparare ad usarla, ma questa cosa non mi spaventa, ho imparato ad usare delle robe che solo 2 anni fa non sapevo nemmeno che esistevano, che esistessero, anche l'italiano dovrei imparare. Va bene ragazzi, sono le 11:30. Io direi che ci possiamo salutare. Io vi auguro un bel ponte del 1º maggio. Se riesco a fare delle foto, delle cose da pubblicare da San Severino Marche, poi alla prossima diretta, mercoledì, vi farò un rapido reportage di come è andata, sperando che non tremi la terra. Ok, io vi saluto, vi ringrazio, buone vacanze a tutti e ci vediamo mercoledì prossimo con il workout ternario e il Rudimental Ritual a 76 più 3, 79 per 4 diviso 3 che fa nella parte ternaria, quindi sarà, ricordate la formula la volta scorsa, 79 per 4 diviso 3. Sarà 105 tutto il workout dell'Essential Sticking Combination e gli accenti, la Möller sarà a 105, mentre il Rudimental Ritual sarà a 79. Ok? Vi ringrazio, buonanotte a tutti, buono studio e buone vacanze. Ciao!